Ospedale di Castelfidardo. Oggi 28 di marzo 2020. Oggi mi do allenato un zilla, un'altra volta. E devo piano un'altra volta la tachipirina oppure il brufen, e in più devo fare i fumenti un'altra volta, e la devo sgonfiare questa donzilla, perché è una palla tipo una pallina dell'albero di Natale, è grossa così qua, e mi dà fastidio, mi dà fastidio. Comunque sono qui all'ospedale di Castelfidardo per il mio familiare. È una brutta realtà. È una brutta realtà, veramente. E alla mattina, quando mi sveglio, invece da dire grazie Gesù, penso: oh Gesù, portami con te in paradiso. Portami con te. Che non me ne vada sta gente, sta generazione. Ultimata. Sono stanco. Sono stanco di sta generazione. Non ne posso più, guarda. Non ne posso più. Se il Padre Eterno mi piace, mi portasse con lui in paradiso, starei meglio, però tutti staremmo meglio se ci porta in paradiso. Però sarà quello che lui vuole, la sua volontà, non la nostra. Dobbiamo dire: Gesù, sia fatta la tua volontà e non la nostra. Se stiamo qui, ci sarà un perché. Se viviamo ancora su questa terra, c'è sempre un perché, su tutto, su tutte le cose. Io, è mio dovere vivere e ascoltare la volontà di Dio. Perché sono padre di famiglia, è giusto che sopravvivo finché Dio vuole, per mio figlio. Dopo, per chi è che non c'ha un figlio, non c'ha nessuna motivazione, gli è può scappare, pensato: ma cosa campo a fa, no? Però questo è un pensiero maligno, è del maligno sti pensieri qui, ce li mette il maligno. Dopo una persona dice: ma com'è possibile che ce li mette il maligno, visto quello che stiamo a tribulà, quello che stiamo a vive adesso più che mai, con sto virus maledetto? Però sono sempre pensieri maligni, del maligno, che noi non li dovremmo fa. Però se ci escene, è perché il maligno ci ha lavorato bene su di noi. Ha lavorato bene su di noi, se ci esce questi discorsi. E lo dobbiamo sconfiggere con l'arma del rosario, con il Santo Rosario. È proprio così, è proprio così. Lo dobbiamo sconfiggere con l'arma del rosario tutti i giorni. Tutti i giorni per ottenere la pace, la protezione e la liberazione dal male. Ecco. Adesso accendo la macchina perché c'ho un freddo che mi si porta via. Stando fermo, non facciamo più attività di nessun genere, ormai c'emo freddo tutti quanti.
siamo diventati come i vecchietti dell'ospizio, che adesso i poveri vecchietti dell'ospizio stanno a prendere tutti il coronavirus. E stanno a morire, giù due che c'è zia, è morti 20 vecchietti, 20 anziani. 20 su 40, la metà. Pensa tu. Poi siccome c'hanno le liste piene dei vecchietti che devono andare all'ospizio, allora li potrebbero rimpiazzare, però adesso non possono rimpiazzarli perché non si sa se c'hanno il virus. Quindi è messi male un bel po' agli spizi degli italiani. Io parlo dell'Italia, dopo degli altri paesi non lo so, anche se lo fa vedere il telegiornale, però del telegiornale fa vedere una roba e la realtà è un'altra, ma comunque qualche verità c'è, ma non tutte ci sono le verità. A volte delle cose sono condizionate dai mass media, quindi a chi credemo noi? A chi credemo? Al telegiornale? Tutto non possiamo credere al telegiornale. Non possiamo farci abbindolare al telegiornale, però diverse cose sono vere, come altre sono false oppure ingrandite. Quindi dobbiamo prendere tutto con le pinze, si dice, però comunque la mortalità è tanta. Se chiappa i vecchietti morne subito, ma ci sono anche delle persone che hanno anche una quarantina d'anni che morne. Quindi è grave la situazione, oh. È grave, stanno a morire un macello di gente del suo virus. Ieri guardavo un documentario, ha detto che in Cina è caduto un meteorite prima del virus e si dice che questo meteorite ha contagiato là in Cina e poi la gente che si è trasferita con l'aereo ha contagiato tutto il mondo, perché è andata in tutto il mondo. E è una teoria. Poi secondo mio cugino Luca non è stata al 100% l'irrorazione chimica nei cieli, secondo mio cugino Luca, ha contribuito a accelerare il virus in tutto il mondo, ha contribuito, perché ci sono delle malattie nella chimica nel cielo, ci sono delle malattie che contribuiscono a accelerare il virus, ma però secondo lui è stata la gente che si è trasferita con l'aereo in tutto il mondo. Secondo me è l'irrorazione chimica, non me lo toglie nessuno dalla testa. Dopo chiappa per primi a coloro che hanno le difese immunitarie basse, tipo gli anziani ce l'hanno basse un bel po' le difese immunitarie. Vedi, ce l'ho io basse che ho 43 anni, ancora non mi determino un anziano, però sto per la vecchiaia. C'ho le difese immunitarie basse io, perché mi si infiamma tutto un continuo le donzille, mi diventa le palle di Natale. Senti questa è enorme, è così. Io c'ho le donzille vive ancora. A 40 anni di solito è morte, però le mie vive. È così. Quindi ognuno c'ha la sua teoria, ognuno c'ha i suoi pensieri, però sta pur de fatto che i morti ce ne sono. Ce ne sono a centinaia e migliaia. Centinaia e migliaia di morti. E tutti i giorni tutto un continuo, soprattutto nelle Marche. Adesso a Bergamo è un caso particolare, perché lassù i morti l'ha stampati proprio con la stampa, per dire che ce n'è tanti. Però qua nelle Marche pure non scherza, all'ospizio a Cingoli su 80 anziani in quell'ospizio 40 ne morti, la metà. Ma ce ne rendiamo conto che roba? È cose che non è mai successe prima. Moriva una persona a settimana, no, in una settimana 40 persone. È una realtà brutta un bel po' questa, guarda.
Dobbiamo pregare tanto al Padre Eterno, affidarci al Padre Eterno, a chiedere a Gesù la grazia da proteggerci. Vedi, sto nel terrazzo della speranza, come l'ho chiamato l'altro giorno, all'aria aperta. Oggi è caldo, c'è il sole, è una giornata calda, infatti ho spaso i lenzuoli, vedi? Guarda tu, una giornata calda così non si può manco andare a fare una passeggiata ante un campo. Che delusio. Però stanno peggio messi coloro che hanno il virus. Quelli stanno peggio di chi è che sta chiuso dentro casa. È meglio sta chiusi dentro casa piuttosto che avere il virus. Quindi non ci potemmo lamentare. Anche se è un macello sta dentro casa. Però non ci potemmo lamentare. È peggio coloro che stanno negli ospedali. È molto peggio. Quindi affidiamoci a Gesù. Chiediamo a Gesù la grazia da non piare sto virus. E invece per tutti coloro che già l'hanno preso, la grazia della guarigione. La guarigione dal virus. Che trovano un modo, un metodo per guarire dal virus, i dottori. Che trovassero qualcosa. Siamo nel 2020, non è possibile che ancora non hanno trovato niente. Non è possibile. È impossibile che in tutto il mondo, tutti gli scienziati del mondo non hanno trovato niente. Cos'è? Non capisce né niente. Non capirà né niente. Si è rimbambiti tutti. Com'è possibile che non trovano un antidoto? Tutti studiosi, laureati, controlaureati, non hanno trovato niente. Siamo nel 2020. La tecnologia ha fatto passi da giganti e ancora non trovano un antidoto. La medicina contro questa malattia, com'è possibile? C'è qualcosa che non quadra. Non quadra. Guarda il cuoricino. È una tortora selvatica. Una tortorella. Tanto il panorama è sempre questo, le due torri gemelle, come sempre. Oggi è veramente caldo. Io mi sono messo il giacchettino per prevenire un raffreddore e mal di gola. Perché ce l'ho il mal di gola, come ho detto prima ce l'ho. Purtroppo ce l'ho un'altra volta. Devo fare i fumenti e devo piare la tachipirina.
per sgonfiare la tonsilla. C'è niente da fare. Adesso recitiamo il Santo Rosario per sta meglio e per gratificarci la giornata, perché sennò qui non siamo gratificati di niente se non ci affidiamo a Gesù e recitiamo il Santo Rosario. Dobbiamo gratificarci e proteggerci contro questa tenebra che ci opprime. Dai, andiamo oltre a recitare il Rosario. Eccomi. Adesso io mi metto questo qui dalla gola, questo per la mucosa orale, lo spruzzo proprio direttamente in la tonsilla. Ecco. Guarda un po', il tantum è verde. Ah, eh? A posto, basta due spruzzi. Per sfiammare la tonsilla ci vuole questo, ci vuole questo qua, anche se sembra che questo non fa niente, ma fa qualcosa. Più respiriamo questo unguento e più stiamo bene. È come un fumento. Me lo metto pure in te la gola, te le tonsille. A posto. Iniziamo la recitazione del Santo Rosario anche oggi. È sabato 28 di marzo. Il sabato dobbiamo recitare i misteri della gioia. Invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi. In questa giornata non me ne vado a sta tanto sveglio. Voglio dormire. Perché sono entrato in depressione dentro casa. Sono in depressione. E quindi più si dorme e più si sta meglio. Perché tanto, come dicevo l'altro giorno, chi dorme non pia pesci, ma adesso non li piamo lo stesso i pesci, perché o dormimo o stiamo svegli, non potremo fare niente, uguale. Solamente i servizi dentro casa potremo fare, però una volta che abbiamo sistemato casa, l'abbiamo pulita e abbiamo fatto i servizi, cosa famo più? Non si può scappare, non si può uscire, quindi a sto punto è meglio mettersi a dormire. È a posto, perché a dormire fa molto bene. Non ci si pensa al disastro che sta succedendo, e finché uno può, che sta in salute, tra virgolette, su di me, tra virgolette, perché il mal di gola è poco, non è che non vuol dire tanto, però dal poco nasce il tanto, quindi bisogna prevenire. E perciò io farò i fumenti. Comunque, a parte questo, durante la giornata a pulire casa, a recitare rosario e a dormire più possibile, finché non passa tutto sto macello. E quindi mi conviene a dormire. Io oggi faccio poco dei video, faccio sto video qui, assemblo quello di ieri del collegamento con mio cugino Luca, lo assemblo con le fotografie e basta, per oggi così. Domani è un altro giorno, si vedrà, però per oggi voglio dormire tanto, così non ci penso, perché sono molto depresso a stare dentro casa, me lo cura dentro casa a me. Io prima ero abituato a uscire fuori, andando ai campi con Trilli, con la cagnolina di zia, a sta in mezzo ai campi, in mezzo ai boschi, in mezzo alle foreste. Ero troppo abituato bene prima. Adesso invece dentro casa proprio un disastro. Ecco qua. E quindi Gesù, io mi affido a te, confido in te e ti presento la mia vita e la vita di coloro che mi stanno a guardare. Proteggici tu, Gesù, confidiamo in te. E manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'Annunciazione. L'angelo Gabriele, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Allora, nel primo mistero della gioia, l'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria. Invece, nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria a Elisabetta, sua cugina. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Chiediamo a Gesù di allontanare questo virus da noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedi come mi libera il Santo Rosario, ci libera tutti dal maligno, ci libera dal maligno il Santo Rosario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto ed ultimo mistero della gioia, contempliamo Gesù, dodicenne tra i dottori del Tempio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Adesso diciamo il Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre per il Sommo Pontefice e per le intenzioni della Madonnina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempervergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ecco, adesso diciamo una supplica a San Michele Arcangelo che ci difendi e ci liberi da ogni male. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro sostegno contro la malvagità e le insidie del diavolo. Noi supplichiamo che Dio glielo comandi. E tu, capo dell'esercito celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per la perdizione delle anime. Amen. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio, col tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso diciamo la coroncina della Divina Misericordia, ispirata da Gesù in persona a Suor Faustina Kowalska. Gesù ci ha donato a tutti l'arma, oltre che il rosario, che ce l'ha donato Mamma Maria a Gesù bambino, ci ha donato anche l'arma della coroncina della Divina Misericordia. Quindi recitiamola col cuore tutti i giorni e con fede. Però dobbiamo chiedere la fede a Gesù misericordioso. Gesù misericordioso, ti chiediamo la fede. Diciamo il credo apostolico. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Adesso diciamo le litanie alla Divina Misericordia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santo Spirito che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in te. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te. Misericordia di Dio sublime più dei cieli, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confidiamo in te. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confidiamo in te.
Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in te. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in te. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in te. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno, confidiamo in te. Misericordia di Dio meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi, confidiamo in te. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria, confidiamo in te. Misericordia di Dio sorgente d'ogni nostra gioia, confidiamo in te. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani, confidiamo in te. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo in te. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi, confidiamo in te. Misericordia di Dio amabile conforto di cuori disperati, confidiamo in te. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace, confidiamo in te. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza, confidiamo in te. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà. E moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trinitunico, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso ci appelliamo sempre alla misericordia di Gesù, dicendo: Gesù, confido in te, Gesù, pensaci tu. Gesù, confido in te, Gesù, pensaci tu. Gesù, pensaci tu per qualunque nostra esigenza e richiesta, per intercessione di Mamma Maria. Chiediamo a Gesù, per intercessione di Mamma Maria, e qualsiasi cosa ci abbiamo bisogno di ricevere di grazia, chiediamolo per intercessione di Mamma Maria, dicendo il gloria al Padre, Gesù pensaci tu, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù pensaci tu, 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 Gesù pensaci tu. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. 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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. 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 Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. 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 Gesù, pensaci tu.
Gesù, pensaci tu, Gesù, pensaci tu, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu, 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 Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Guariscici, Gesù. Liberaci da questo virus maledetto. Liberaci, Gesù, da questo virus. Liberaci, confortaci, proteggici, guariscici. Guariscici, Gesù, guariscici agli ammalati, guariscili. Guarisci Gesù agli ammalati, risana, risana, rinvigorisci, proteggici, liberaci. Chiediamolo incessantemente a Gesù, non ci stanchiamo mai. È come il dono della pioggia, no? Quanto l'ho invocato a Gesù, quante volte l'ho detto. E ieri ha piovuto. Purtroppo la pioggia, la poca pioggia che ha fatto, non è che sarà riuscita a compensare le falde acquifere, però qualcosa è, qualcosa ha piovuto. Dobbiamo chiedere incessantemente col cuore a Gesù per intercessione di Mamma Maria e qualunque cosa chiediamo ce la concede, qualunque, qualunque essa sia, basta che sia per amore, basta che sia per un fatto di misericordia, per un fatto della sua volontà, che la volontà di Gesù è l'amore, è amare. Ci ama immensamente, ci ama sopra ogni cosa Gesù. Non ci dimentichiamo mai. Grazie Gesù, lode e gloria a te del tuo amore. Grazie Gesù che mi hai donato la vita dal nulla. Grazie Gesù, ti ringrazio, ti rendo gloria, onore e potenza. Grazie Gesù, difendimi dal male Gesù. Guariscimi dal male. Grazie Gesù. Amen. Gesù mio tutto. E la benedizione di Gesù per intercessione di Mamma Maria di San Michele Arcangelo scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sii nella mia mente, Gesù sii nelle mie labbra, Gesù sii nel mio cuore. Amen. Adesso vado un'altra volta nel terrazzo della speranza a sperare che il virus se ne vada via il prima possibile e potremo tutti scappare fuori da casa, che sarebbe meglio. Non per adesso, non è meglio adesso, ma sarà meglio quando finirà il virus. Ieri faceva 6 gradi, oggi 20, quindi uno sbalzo di temperatura allucinante.
Fine.